Bentrovati, edizione straordinaria del nostro telegiornale per aggiornarvi sulle ultime notizie inerenti le condizioni del pilota di Formula 1 della Marussia, Jules Bianchi, coinvolto in un pauroso incidente durante il Gran Premio di Suzuka che si è svolto questa mattina in Giappone. Secondo le ultime notizie che arrivano dall'ospedale di Suzuka, al momento il pilota è sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre un ematoma al cervello. Quelle che vedete sono le immagini che ci sono giunte tramite il sito dell'ANSA e anche da parte di Sky Sport sulla dinamica dell'incidente. Allora, per quello che vi abbiamo già detto anche in occasione di Radio Sport la domenica, c'è stato un incidente che ha coinvolto prima la macchina di André Sutil e poi quella di Jules Bianchi. Nelle foto che vedete si vede la gru che sta sollevando la macchina di Sutil, ma subito dopo sulla sinistra vedete c'è proprio la macchina del francese che ha urtato appunto la gru. A quel punto c'è stato l'impatto che non è stato mostrato dalle immagini televisive e quindi indicate con le frecce, si vede in pratica la macchina della Marussia completamente distrutta. Poi in altre immagini che state vedendo ci sono invece i soccorritori che hanno visto subito la gravità delle condizioni. In un primo tempo si diceva che il pilota francese doveva essere trasportato in elicottero, poi a causa del maltempo la situazione è stata optata per un'ambulanza per arrivare quanto prima all'ospedale di Suzuka, dove è tuttora ricoverato in condizioni gravissime. Naturalmente continueremo a monitorare la situazione e vi terremo costantemente aggiornati con le nostre breaking news ed anche con eventuali edizioni straordinarie. Per il momento grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.